Ci siamo spostati adesso a Pozzo della Chiana, una frazione sempre del comune di Foiano. E siamo qui per un motivo ben preciso, per visitare il Tempio di Santo Stefano alla Vittoria. Tempio realizzato nel XVI secolo su progetto di Giorgio Vasari per ricordare il trionfo dei fiorentini sui senesi nella battaglia di Scannagallo il 2 agosto 1554. E andiamo a rincontrare il responsabile degli eventi dell'associazione di Scannagallo, Alessio Bandini. Ciao Alessio. Ciao, buonasera. Allora, cosa ci racconti riguardo a questo interessantissimo tempietto che è qua dietro di noi? Questo tempio è un tempio votivo, una cosa importantissima e particolare. Si dice votivo perché è un tributo che Cosimo I de' Medici ha fatto al santo titolare del giorno della battaglia del 2 agosto, Santo Stefano Papa e Martire, e gli ha dedicato appunto questo tempio al ringraziamento della vittoria nella battaglia di Scannagallo. La vittoria sui senesi, mi fa un po' fatica a dirlo, sono senese. La battaglia è stata importantissima per la storia, per la regione toscana, perché da questo evento i fiorentini e gli spagnoli loro alleati hanno avuto la possibilità di conquistare totalmente il territorio senese, che infatti è poi caduto nel 1555 e completamente nel 1559. Ma la chiave di volta di tutto quanto è stata proprio la battaglia di Scannagallo, perché è stata la sconfitta totale dell'esercito franco-senese. Tra l'altro è avvenuta a pochi metri da qui. Ecco, il tempio è stato progettato da Giorgio Vasari, giusto? Sì, ci sono oramai diversi riscontri su diversi arteggi, lettere che lui aveva scritto al Duca in cui descriveva come avrebbe fatto il tempio, e ci sono anche dei riscontri in un museo di Londra in cui c'è appunto una di queste schizzi, tavole che rappresentano il tempietto di Santo Stefano. Bene Alessio, allora portaci all'interno a vedere il tempio. Volentieri, andiamo. Dentro al tempio c'è una importante tavola di Orazio Porta che è stata ristrutturata e restaurata dopo era stata colpita da un fulmine, ma soprattutto ci sono due tavole, due piccole iscrizioni che rappresentano una cosa particolarissima, perché questo tempio, come si è detto, è dedicato a Santo Stefano. Cosimo I de' Medici, per onorare ancora di più Santo Stefano, Papa e Martire, ha istituito e creato l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, a cui appunto anche questo elemento è dedicato. E in queste tavole si ricorda non solo l'esistenza di questo ordine, ma anche la partecipazione dell'ordine alla battaglia di Lepanto. E in questa battaglia la nave ammiraglia della flotta toscana è riuscita ad abbordare e conquistare la fiamma, cioè la bandiera della nave nemica, della capitana della flotta turca e ottomana. Quindi diciamo che la battaglia di Scannagallo, il tempio di Santo Stefano e Santo Stefano hanno creato una serie di eventi concatenati che hanno portato alla nascita della Toscana e a un episodio decisivo in quella che è stata la battaglia fondamentale per l'Occidente alla fine del 1500. Bene Alessio, grazie per le tue preziosissime informazioni e arrivederci a presto. Grazie a voi e vi aspettiamo per la battaglia di Scannagallo. A proposito della battaglia di Scannagallo, stiamo per incontrare adesso il presidente dell'associazione culturale della rievocazione della battaglia, il signor Marco Viti. Ci troviamo proprio tra i campi dove avvenne la battaglia di Scannagallo, giusto? Esattamente.
molti secoli fa, sulla metà del Cinquecento, proprio in questi luoghi, in questi poggi, che sono la campagna di Pozzuola Chiana, è avvenuta questa importantissima battaglia. Questo è chiamato proprio il Poggio delle Donne, proprio a quel tempo dove c'erano entrambi gli schieramenti francosenesi e fiorentini dall'altra parte. Ecco, tu sei il presidente dell'Associazione della Rievocazione Storica, perché c'è una rievocazione della battaglia, giusto? Certo, c'è una rievocazione della battaglia che è nata da un'idea nell'anno 2000 e l'abbiamo portata avanti per 20 anni, è ancora esistente. È una bellissima rievocazione dove ci sono tantissimi gruppi provenienti non solo dalla Toscana ma anche dall'intera Italia, e tra i gruppi più importanti si annovera anche il corteo storico della Repubblica Fiorentina. Viene allestito proprio un campo militare qui vicino, dove ci sono tende, ci sono tutti i partecipanti, diverse centinaia di partecipanti che si affrontano in duelli, e facciamo anche un grosso corteo storico dove al termine viene fatta anche la battaglia con tanto di archibugi, cannoni, e da un punto di vista scenografico è veramente spettacolare. Quindi una rievocazione fedele in tutto e per tutto a quella che è stata la vera battaglia, con appunto armi e vestiari tipici del tempo. Certo, è una rievocazione fedelissima a partire dalle armi che noi in questi 20 anni abbiamo fatto proprio delle ricerche appositamente per avere un riscontro storico perfetto, quindi anche per quanto riguarda anche la parte degli abiti, e quindi è veramente da un punto di vista storico una veramente filologicamente corretta. Grazie, grazie. Bene. Marco. Prego.